Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, benvenuti in questo nuovo video, sono Sei Speciali di Titan Sharks. Oggi siamo qui su Hey Monster. E volevo mostrarvi delle cose. Per prima cosa, l'obiettivo è mostrarvi gli Elite Four, o almeno a cosa servono. Allora, iniziando dal fatto che appunto sono 4. Potete sfidarli al massimo 3 volte al giorno, o almeno 2 volte al giorno. La terza volta per sfidarli dovete pagare 100 cristalli. I cristalli, io vi consiglio sempre di farlo perché appunto vi danno le pietre per evolvere i Pokémon. Ok. Ogni di cosa brutto qua dà dei box, e non i box, almeno cioè quindi poi ognuno di questi qua dà un box. Ogni box è diverso dall'altro, quindi questo box di lei è diverso da quello di Bruno. Quello di Bruno è diverso da quello di Agatha. Quella di Agatha è diversa da quella di Ciccio. Due Ciccio. Per esempio, quella di Ice Lorelei lo vedremo domani. Perché? Perché si possono sfidare solo 4 volte a settimana. Cioè, allora, lei si può sfidare il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Lui il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica. No. Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Lei è lo stesso come lei, quindi martedì, giovedì, sabato e domenica. E lui lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Quindi tutti li potete sfidare il sabato e la domenica. Sempre solo 3 di loro, perché abbiamo solo 3 challenge. Gli altri invece in giorni alternati. Quindi sì. Lei la vedremo domani, quindi lui oggi lo vado a sfidare. Lui ha Pokémon di tipo lotta normale, quindi ci picchia. Non sono forte, sono vivente, quindi massacro. Poi vi devo fare un'altra cosa, perché non solo sono questi, ma ora sono dei cessi. No, questi sono i primi 4, è l'Elite 4. Ce ne sono altri, questo è il livello facile delle Elite 4, che lo sbloccate a livello 25, mi sa, o 20 o 25. Rotto in faccia, okay. Quello non ho rotto, ma è un po' molto in faccia. Vabbè, sì, 3 stelle. E guardate, vi dà questo è sandbag, che ancora non ho capito a cosa servono. Le sandbag dovrebbero servire tipo a breccare i Pokémon. Cioè, nel senso, un Pokémon può arrivare a un massimo di difesa. Con le sandbag superate quel massimo, praticamente. La coin bag che vi dà i soldi e le Bruno box. Le Bruno box, adesso vediamo che cosa danno. Danno bag, order, Bruno box, use. Potete decidere quale di queste prendere. C'è la Dragon Stone, la Flying Stone, la Ghost Stone, la Psychic Stone e la Normal Stone. Io per ora non provo niente perché vi consiglio di farlo, perché se non sapete che cosa prendere, non prendete niente. Perché poi per evolvere un Pokémon vi servono 10 del tipo che serve. Per esempio, io per evolvere Vulpix in questo coso bello dorato, un secondo, in sta bella volpe dorata, ho dovuto sprecare 10 Firestone. Quindi aspettate che vi servano e poi li aprite. Sì, quindi Bruno dà appunto queste qua, queste stone. Adesso andiamo a sfidare invece Ciccio. E ok, ora
E ok ragazzi, dopo aver sfidato Ciccio, Ciccio che cosa dà? Dà sempre le sandbag, le caramelle rare, che prima non ho detto ma ormai lo sapete, perché qualunque cosa fate vi danno le caramelle rare, la coin bag e la lens box, cioè la Ciccio box. Nella Ciccio box trovate... Dove sta Ciccio box? Qua. Trovate queste per steel, stone, dark stone, gromstone e fairy stone. Quindi anche queste, cioè in tutte le scatole di queste qua, vi consiglio di non aprirle, ma di aspettare l'utilità. Quindi non serve che le aprite a cazzo, perché servono. E niente, aspettiamo domani per vedere appunto gli altri due. A domani. E eccoci ragazzi, in questo nuovo giorno andiamo a sfidare Agatha. E andiamo a sfidare Agatha. Ragazzi, Agatha... E niente, Agatha ci dà queste cose come gli altri. Però che cosa dà? Nelle stone di Agatha, che ovviamente non la vedi Agatha, dà la bug stone, la fighting stone, la poison stone, la ice stone. La ice stone, fate attenzione che se sta al sole si scioglie. Allora, e niente ragazzi, questo è tutto, questa è Agatha. Adesso andiamo a sfidare Lois Lorelei, quella... Ok, eccoci ragazzi, stiamo sfidando Lois Lorelei, andiamo a uccidere anche questi Pokémon perché sono veramente, veramente cessi, perché se usate appunto veloce, basta che prendete Speed Dance tipo tutte volte e li fai tutti come easy, perché adesso così si confonde, ecco qua, confusa. Se ora funziona, ho vinto. No, ha funzionato, finalmente ragazzi, in due click ha ucciso una Fantastic Four, Super Four, quella cosa là. Quindi, scattiamo anche questa cosa. Whee, la ballerina. Ed eccoci ragazzi, qui abbiamo la box di Lorelei. Andiamo ad aprirla. Bag. Order. Ok. Dove sta? Ice Lorelei. Eccoti qua. E abbiamo queste Pokémon. Queste stone qua. Quindi Firestone, Waterstone, Grassstone, Electricstone e Brockstone. Queste sono le pietre che dà. Quindi come ho detto, quelle basi. Che dire ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Beh ragazzi. E invece no ragazzi, non me ne sono andato perché mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa, cioè che i giorni che ho detto dovete stare attenti, perché siccome i server sono in un altro continente, suppongo in Australia, gli orari non sono uguali ai nostri, quindi la mattina è un giorno, il pomeriggio è un altro giorno, quindi mi raccomando, questa cosa ricordatevela. E niente così. Quindi, la mattina un giorno, il pomeriggio un altro. E niente, ci salutiamo seriamente ora. Ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!